attenzione a Mary, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio! In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio. C'è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin hanno ricevuto in mani, lasciami trovare una parola perché la parola inizia con una M e non posso dire questa parola, però hanno ricevuto in mani tanti errori che altri hanno fatto. Thiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanto soldi per fare face a tanta cosa che è stata fatta prima e gente che ride. E qualcuno sicuramente ride con le tasche piene di soldi. La svirgola, però sembrava che Schmeichel potesse intervenire, poi però il portiere danese avrà detto non è che mi danno la punizione al 2, l'ha lasciata scorrere, ancora angolo. Eh sì, è bravo Smalling perché è andato sul secondo palo, una palla un po' troppo lunga calciata da Pellegrino che stranamente sbaglia perché è veramente fantastico quando è a calciare il pallino a tiro, è stato bravo a rimettere questa palla nel mezzo e di nuovo un calcio d'angolo, sappiamo che sono pericolosissimi. Ancora battuto! Quei primi minuti di marca Leicester si è scatenata in avanti e dai è arrivato il gol. Io stavo notando Massimo Orlando l'atteggiamento dell'Leicester che nonostante l'angolo teneva 3 attaccanti fuori e insomma forse anche presuntuoso l'ha punito Abraham che all'andata si è visto poco, anzi si è visto più in difesa che in attacco. Qua ha messo il sigillo, ecco qui che inglese viene dalla Chelsea che non ha mai segnato all'Leicester, ha segnato forse il gol più importante. Eh sì, assolutamente, tra l'altro lo dicevamo,
concedere le palle in attività calci d'angolo alla Roma è veramente pericoloso, perché Pellegrini ha un piede delizioso, te la può mettere veramente con i giri contati, e Abraham si è fatto trovare veramente al posto giusto, ha colpito con una violenza, non poteva farci niente sbaglio, però devo dire che Leicester ha dato la sensazione di essere un po' in difficoltà sulle palle inattive con la Roma. Bene, 1-0 è quello che doveva succedere in questi primi 15 minuti. La Roma se lo merita, è una partita davvero molto forte. Insomma, una battuta negli angoli portano alla difesa della Roma. Siamo quasi al 95esimo! Finale! Finale! A Tirana, il 25 maggio, la Roma batte il Leicester e sarà in finale, una finale europea per una squadra italiana. Sarà la Roma a contendere la Conference League, fra poco sapremo con chi, ma intanto affidiamo il commento al nostro Massimo Orlando. Una volta era una consuetudine, un'abitudine, no, per le squadre italiane arrivare in finale delle competizioni europee, ma ci mancava da tanto tempo. Ci arriva la Roma meritatamente nel doppio incontro con il Leicester, ha meritato. Il Leicester, onestamente Giuseppe, devo dire la verità, mi ha un po' deluso, una squadra che anche stasera veramente non ha mai calciato in porta. La Roma più squadra, più fisica e anche con più qualità ha trovato il gol e poi non ha lasciato nessun spazio ai giocatori inglesi. La Roma arriva meritatamente in finale. Qualche lacrima anche da parte di Abraham, l'uomo che ha deciso il match. Io direi, prima di andare a Roma, vediamo se Prioreschi c'è la finale della partita di Marsiglia tra Marsiglia e Feyenoord. Giacomo Prioreschi. Sì, assolutamente sì, Giuseppe Bisantis. Marsiglia Feyenoord è finita 0-0, quindi in virtù del 3-2. Esatto, in virtù del 3-2 dell'andata sarà del Roma Feyenoord. Per carità, i ricordi qui a Roma non sono bellissimi, non parliamo ovviamente di aspetti tecnici, ma ricorderete quello che fecero i tifosi delle Feyenoord nel centro storico della capitale. Si andrà in un'altra capitale. Ioligno. Forza la Roma, siamo in finale. Polo laziale, mo se sente male. Grazie Giuseppe per quello che hai fatto. Questa notte nostra di diritto. Tirana, sto arrivando per alzare questa coppa. Voglio anch'io stare lì con voi. Tirana, siamo andati in finale. Di Canio se sente male, vada a vincere con Perez. Sogna ad occhi aperti, con Perez Lick ora voglio averti. Grazie Roma per quello che hai fatto, vince sta coppa è un nostro diritto. Tirana, sto arrivando stare lì con voi. Tirana, siamo andati in finale. Di Canio se sente male, vado a vincere la coppa di sé. Romanisti!
Forza Roma! Ben ritrovati sulla web frequenza di RomaGiallorossa.it a 10 e 12 minuti, 6 maggio 2022. Forza Roma! La Roma, dopo 31 anni di attesa, di sofferenze, di ingiustizie, ritrova una finale europea. Dal gol di Rudi Feller a quello di Tammy Abraham, la Roma vola a Tirana per raggiungere la storia, per riscrivere la storia con il suo condottiero José Mourinho. Eccoci qua, amici di Roma Giallorossa, potete per ritrovare da parte di Marco Violi, 10:13, 6 maggio 2022. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ricordiamo subito il numero per gli sms WhatsApp: 324-866-0622. Ripeto, 324-866-0622. Purtroppo solo messaggi scritti, non possiamo, ma pure gli audio, facciamo sentire pure gli audio. Mandate tutto, WhatsApp 324-866-0622, 324-866-0622 per i vostri messaggi. Forza Roma! E vai! Da, 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 da. E visto che giocheremo a Tirana, questa ci ha portato bene, allora continuiamo su questa falsa riga di Giulie Giulie Maz Maz, tipica canzone calabro albanese, soprattutto albanese, Arbresh come si dice. Non so se tutti andranno a Tirana perché ci sono code chilometriche online, però insomma... Sentiamo questa canzone per caricarci, visto che siamo a Tirana, ufficialmente a Tirana, per la nostra finale europea. Dopo il 1991, 31 anni dopo, la Roma ritrova una finale. Grazie a José Mourinho, il nostro condottiero, e grazie alla gazzella giallorossa Tammy Abraham. E poi faremo sentire tanta musica, tanti gol, tanti commenti. Ma i protagonisti siete voi! Vai! Vorrei solo dire che Giulie Giulie e Maz Maz in albanese vuol dire fiori, fiori ammazzi, quindi mazzi di fiori, quelli che speriamo che regalino appunto la UEFA alla Roma quando alzerà la coppa sotto il cielo di Tirana, perché Tirana sarà tutta colorata di giallo-rossa, o almeno si spera, sotto il cielo di Tirana. Il cielo di Tirana è giallo-rosso. Però io devo dire che ieri Mourinho ha citato Roma giallorossa,
ha detto che Roma è giallorossa. Ringraziamo il mister Giuseppe per questa citazione che hanno colto in pochi, ma noi l'abbiamo colta. E vogliamo solamente dire una cosa: Tammy Abraham ha ascoltato le nostre preghiere, le nostre richieste. Tra poco capirete perché. Perché noi dopo i quarti di finale contro il Bodo Glimt abbiamo cantato una canzone a due voci per un grande bomber come lui, 25 gol in stagione. E adesso l'ascolterete questa canzone, perché ci ha ascoltato e ha realizzato un sogno, e veramente siamo contenti per questo. Via, sentiamo. Biodigno fit Lady Violet Abraham, the king to say, un idolo per me, il bomber sei soltanto te. Abraham, ma come fai? Sei la gazzella giallorossa. Abraham, ti prego solo di portarci tutti quanti a Tirana. Io lo so, ce la farai. Per i vostri messaggi 324-866-06-22 324-866-06-22. Abraham, tu con Giuseppe, no, non ti fermi più, il bomber sei soltanto tu. Abraham, facci vincere, qui tutta Roma è giallorossa. Abraham, tu portaci a Tirana e porta Roma sul tetto dell'Europa. Io lo so, ce la farai. Grazie a tutti, vi vogliamo bene. Lady Violet fit Biodigno. Ma che c'è da dire della partita? Che c'è da dire? Io esalterei il pubblico, io esalterei Mourinho, esalterei tutti i giocatori, tutti quelli che erano in campo dall'inizio, quelli che sono entrati dopo. C'è da fare un monumento a questo uomo che si è messo a piangere, che si è messo a piangere dalla commozione. Ieri parole bellissime, ha detto: io non vinco più per me stesso, per il mio palmarès, ho vinto tanto, ho vinto due Champions, ho vinto due Europa League, ho vinto la Coppa delle Coppe da assistente, è la mia ottava finale europea. Io vinco per il popolo giallorosso, io vinco per la mia proprietà, per i Friedkin, io vinco per questa bellissima gente, per i miei giocatori. Parole straordinarie di un condottiero che è un capopopolo nel senso buono, il capo branco, come ha detto Mancini subito dopo la partita ieri. Capo branco, noi siamo i lupi, lui è il capo branco. Quindi è bellissima questa immagine, lui capo branco, Mourinho che dice dopo la partita: io sono il loro papà, loro sono i miei figli e io sono il loro papà. E Mourinho si è fatto scappare una lacrimuccia, lui che ha vinto Champions, che ha vinto tutto, 25 titoli, potrebbe arrivare il 26esimo titolo, lo speriamo tutti, e per la Roma una storica Coppa Europea.
sarà, come dice qualcuno, una coppetta che non conta niente, una coppetta piccola, ma io ci tengo a vincere, come ci teniamo a vincere questa coppa tutti, tutti quanti, i veri romanisti, dai Roma, dai, ti accompagneremo fino al 25 urlando, cantando, caricando l'ambiente, a più non posso perché dovete arrivare carichi. Ieri veramente un plauso particolare ai 70.000 dell'Olimpico, che erano fantastici, che erano meravigliosi, sono stati meravigliosi, hanno fatto una coreografia stupenda, scritta in latino, che in pochi a Roma hanno capito, se la sono andati a tradurre dalle versioni di latino, dal Google Translate, perché sono ignoranti certe capre, sono ignoranti. In Britannia, appunto, quando sentivate, avevate paura del nome di Roma, una cosa stupenda, meravigliosa, fantastica. Ripeto, dobbiamo tutti stare vicino a questa squadra, io ci ho creduto dal primo momento. Dal 4 maggio 2021 alle ore 15 più o meno, io ci ho creduto a questo momento, io ci ho creduto e dobbiamo continuare a crederci. Sembrava che Schmeichel potesse intervenire, poi però il portiere danese avrà detto: non è che mi danno la punizione a due, l'ha lasciata scorrere, è ancora angolo. Eh sì, è bravo Smalling, perché è andato sul secondo palo, una palla un po' troppo lunga calciata da Pellegrini, che stranamente sbaglia, perché è veramente fantastico quando è a calciare il pallinatile, è stato bravo a rimettere questa palla nel mezzo e di nuovo un calcio d'angolo, lo sappiamo che sono pericolosissimi. Ancora battuto! L'atteggiamento dell'Ester, che nonostante l'angolo teneva tre attaccanti fuori e insomma forse anche presuntuoso, l'ha punito Ebram, che all'andata si è visto poco, anzi si è visto più in difesa che in attacco. Qua ha messo il sigillo, ecco, lui che è inglese, viene dalla Chelsea, che non ha mai segnato all'Ester, ha segnato forse il gol più importante. Eh sì, assolutamente, tra l'altro lo dicevamo, concedere le palle in attività calci d'angolo alla Roma è veramente pericoloso, perché Pellegrini ha un piede delizioso, te la può mettere veramente con i giri contati, e Abraham si è fatto trovare veramente al posto giusto, ha colpito con una violenza, non poteva farci niente Smaico, però devo dire che Leicester ha dato la sensazione di essere un po' in difficoltà sulle palle inattive con la Roma. Bene, 1-0 è quello che doveva succedere in questi primi 15 minuti, la Roma se lo merita, era una partita davvero molto forte. Insomma, una battuta negli angoli portano alla difesa della Roma, siamo quasi al 95esimo, finale, finale a Tirana, il 25 maggio, la Roma batte il Leicester e sarà in finale una finale europea per una squadra italiana, sarà la Roma a contendere la Conference League, tra poco sapremo con chi, ma intanto affidiamo il compito al nostro Massimo Santi. Una volta era una consuetudine, un'abitudine, no, per le squadre italiane arrivare in finale delle competizioni europee, ma ci mancava da tanto tempo, ci arriva la Roma meritatamente nel doppio incontro,
cosa il Leicester ha meritato. Il Leicester, onestamente, Giuseppe, devo dire la verità, mi ha un po' deluso. Una squadra che anche stasera veramente non ha mai calciato in porta. La Roma, più squadra, più fisica e anche con più qualità, ha trovato il gol e poi non ha lasciato nessun spazio ai giocatori inglesi. La Roma arriva meritatamente in finale. Qualche lacrima anche da parte di Abraham dopo che ha deciso il match. Io direi, prima di andare a Roma, vediamo se Prioreschi c'è la finale della partita di Marsiglia tra Marsiglia e Feyenoord. Giacomo Prioreschi. Sì, assolutamente sì, Giuseppe. Bisantis, Marsiglia Feyenoord è finita 0-0, quindi in virtù del 3-2. Esatto, in virtù del 3-2 dell'andata. Roma Feyenoord, per carità, i ricordi qui a Roma non sono bellissimi, non parliamo ovviamente di aspetti tecnici, ma ricorderete quello che fecero i tifosi della Feyenoord nel centro storico della capitale. Si andrà in un'altra capitale. E adesso sentiamo, carichiamoci. Mamma mia, non ci arrivo a 25, non ci arrivo. Vai. Violino. Ho già preso i biglietti. Contro ogni scaramanzia, quei laziali poveretti sono andati in psichiatria. E non dici una parola. In finale ora andrò e di Cagna che sta lì da sola, chi la consolerà? A Tirana devo andare, il mio posto è questa coppa, ora si deve conquistare, l'alzeremo noi. E José anche stasera, io ringrazierò questo uomo risoluto e sincero, ma nella mente l'Europa, conferenze per noi, tanti gufi anche stasera. Se la son presa proprio lì, grano molto schiatteranno in diretta, ripensando a Giuseppe. A Tirana devo andare, il mio posto è là, questa coppa ora si deve conquistare, l'alzeremo noi. E José anche stasera, io ringrazierò questo uomo risoluto e sincero, ma nella mente l'Europa, conferenze per noi.
Mamma mia, è volata già mezz'ora, 10:32, siamo in diretta, 324-866-0622 per i vostri messaggi. WhatsApp 324-866-0622 per i vostri messaggi. Qui se siamo sentiti male, ambulanza, polizia, tutto, vai. Laziale, sentite male, Laziale, vai a gufare dall'altra parte. Laziale, guarda Don Matteo, perché vabbè, Don Matteo è finito, che si gioca mercoledì la finale. Guardati, non so, Mario Giordano. Questa finale la dedichiamo a tutti coloro che ieri erano allo stadio, che hanno giocato la partita, perché l'hanno giocata. Pubblico straordinario, coreografia straordinaria, tifoseria straordinaria, giocatori straordinari, un allenatore fantastico, un allenatore meraviglioso che ancora si emoziona per una finale. Non abbiamo mai vinto niente, abbiamo vinto poco, perché a parte il periodo di Viola e di Sensi abbiamo vinto veramente poco. Poi ci sono stati, non voglio intristirvi, ci sono stati quegli 11 anni di quell'individuo lì che proprio non voglio anche nominare, perché porta male, quell'individuo lì porta male, non lo voglio neanche nominare, perché porta una sfiga di quelle terribili. Grattatevi quando sentite quel nome, dovete grattarvi quando sentite quel nome. Ecco, quindi a parte quello, mamma mia, stamattina è tosta, perché non ho dormito tutta stanotte, ho dormito male, mi sono rivisto la partita, mamma mia, veramente, mettiamo luglie, perché deve essere l'inno che ci porta, ci ha portato ormai, che ci porterà eventualmente, dai, diciamo, a alzare quella coppa, che non è neanche male, mi piace quella coppa, è fatta bene, è la prima volta che la vedo, io non ho mai visto la Conference League, è la prima volta che la vedo, l'avevo vista solo stilizzata, invece ho visto proprio ieri la coppa bella, già tirana, bisogna mettere i nastrini giallorossi e basta, è scritto il nome Roma proprio sopra la coppa, Roma 2021-2022, AS Roma, e poi basta. E se dobbiamo andare a vincere da noi, ci saranno pochi, lo stadio è piccolo, però ci saranno 7.000 romanisti, 7.000 del Feyenoord, ed è anche un modo, un riscatto, come diceva il radiocronista di Radio Rai, per quello che hanno fatto i tifosi del Feyenoord alla nostra città, alla Barcaccia, a Piazza di Spagna. L'hanno distrutta, hanno completamente rasa al suolo. Noi dobbiamo radere al suolo il Feyenoord sul campo. Ma si gioca domani. Io voglio a Roma domani, io voglio vedere a Roma tutti i giorni. Non si può, vabbè. Io sono già il 25 maggio, ma ci sono ancora 3 partite di campionato. Mamma mia, che ci arriva il 25 maggio, veramente. Mamma mia, vabbè. Yeah.
Allora, 10.37, io direi di andare in pausa. Voi scrivete i vostri messaggi al 324 866 0622. Parleremo anche della partita, ma c'è veramente poco da parlare. Io dico che ieri tutti sono stati straordinari, tutti, dal primo all'ultimo, da Sciomuro, Bigna, tutti quelli che sono entrati dopo, sono stati veramente straordinari, sono stati meravigliosi. Tutti, tutti quanti, nessuno escluso, sono stati fantastici. Gli 11 in campo, tutti, tutti. Io gli darei tutti 10, tutti 10. Anche se c'è qualcuno che ha giocato bene, meno bene, eccetera, però tutti non è il momento di fare polemiche, è il momento di sostenere questa squadra, perché siamo davanti a un traguardo storico. Io avevo 8 anni nel 91, 8 anni nel 91, mi pare, erano 83, 93, 93, 8 anni, non mi ricordo praticamente niente di quella finale, come se avessi rimossa quella con l'Inter, quindi veramente andiamo lì con la consapevolezza che siamo i più forti, che siamo i favoriti, perché questo dice la realtà, che noi siamo la Roma, abbiamo qualche motivo di rivalsa. Mourinho sicuramente troverà anche il modo di caricare l'ambiente in una maniera diversa rispetto al solito. Parleremo della partita, sì, ma dopo la pausa. Adesso fatemi prendere un caffè, perché le emozioni sono veramente al massimo. Dai, dai, sentiamoci una bella canzoncina e poi torniamo ancora in diretta con voi. 10.39, tra poco ritorniamo. Stringersi un po', curva sud Roma, vecchie maniere, e si parlava di noi, di giorno e sera, alza al cielo la bandiera e grida forte, Roma vinci insieme a noi. Perché tutta la
Violigno. Forza la Roma, siamo in finale. Polo laziale, mo se sente male. Grazie Giuseppe, quello che hai fatto questa notte nostra di diritto. Tirana, sto arrivando per alzare questa coppa. Voglio anch'io stare lì con voi. Tirana, siamo andati in finale. Se sente male, vada a vincerà con Perezzi. Tirana, wow! Con Mourinho sogna ad occhi aperti. Con Perezzi ora voglio averti. Grazie Roma per quello che hai fatto, vince sta coppa è un nostro diritto. Tirana, sto arrivando per alzare questa coppa. Voglio anch'io stare lì con voi. Tirana, siamo andati in finale. Se sente male, vada a vincere la coppa di sì. Tirana, wow! Allora, eccoci qua. Allora, adesso prendo le formazioni, tanto me le ricordo. Le formazioni me le ricordo. 10:45 siamo in diretta. 324-866-0622. 324-866-0622 per WhatsApp. Per WhatsApparci. Allora, voti di ieri. Curva Sud, 100 e lode. Tutto lo stadio, 110 e lode. Poi Rui Patricio 10, Mancini 10, Smalling 10, Ibáñez 10, Karsdorp 10, Oliveira 10, dai 10 Oliveira, 10 Oliveira, Cristante pure 10, Cristante dai 10, Cristante, chi era? Zaleski 10, poi Zaniolo 10, Pellegrini 10, Tammy Abraham 110 e lode, Giuseppe Mourinho 200.000 e lode, esiste 200.000 e lode? Non lo so, lo invento io, 200.000 e lode Giuseppe Mourinho, i subentranti tutti quanti, Sciomuro, Dobbigna, tutti 10, tutti quanti 10. Ranieri Totti 50.000, non so che dire, questi sono i miei voti, sanno di parte, va accontentati di questi voti. Io ho fatto queste sono le pagelle di Roma Giallorossa.it, scrivetele tutte. E quando si gioca una semifinale si può parlare di aspetto tecnico, tattico, quello che volete, ma l'importante è vincere. Come si vince, si vince, non con il bel calcio, il bel gioco spumeggiante. Guardate Guardiola, il gioco, il come si dice, il bel calcio, il tiki taka, arriva Ancelotti e
e sbaracca tutti praticamente con mettiamo i bersaglieri con due gol di Rodrigo e quell'altro Vinicius, ma da supplementari e vince Real Madrid, ma in finale tutti a tifare Real contro il Liverpool, perché mi dispiace per Alisson, per Salah, si vinceranno magari il campionato, ma la Champions la vince il Real Madrid, perché se lo meritano Ancelotti, Mourinho, la vecchia guardia, di vincere le coppe appunto, queste rispettive coppe. Io ripeto, avevo molta paura del Leicester, avevo veramente molta paura, pur che non era il Leicester dei bei tempi, insomma, ricordando questo, che era sempre decimo, undicesimo, quant'è in campionato, però è sempre una squadra di Premier, è sempre una squadra importante, con una storia recente, ma con una storia, che ha una disponibilità economica importante, più della Roma, perché ha una proprietà importante che spende, però la coppa è nostra, la coppa deve essere nostra, non dico forse contro ogni scaramanzia, no, non è scaramanzia, la coppa deve essere nostra, perché poi sì, il Feyenoord, per carità, segna. Io ho visto il Feyenoord tante volte, ma non per gioco, cioè per gioco è vero, perché quando gioco ogni tanto le schedine, la martingala, appunto, pochi euro, 2-3 euro, faccio listone di 10-15 partite e metto anche il Feyenoord, ed è sempre over 2,5, dato da 40, da 50, quindi scontato, ma prende una valanga di gol. Ora non voglio già proiettarmi a Roma Feyenoord, per carità, però prende una valanga di gol e... Non dico niente. La difesa della Roma, ieri il Leicester poteva stare fino a quest'ora, alle 10.50 di oggi, non avrebbe mai, e dico mai, segnato nella sua vita, perché la Roma minimo un gol lo fa, ma la Roma subisce poco nelle notti come queste, dove la concentrazione è altissima. La Roma, ieri veramente Smalling, io che devo dire di Smalling? Smalling ha giganteggiato, si è mangiato Vardy, tutti coloro che... Jenacho, sti giocatori qua, se li è pappati proprio, se li è disintegrati, chiunque passava le parti di Smalling, addirittura Mancini ha giocato bene, ho visto fare certi anticipi, Mancini che sembrava... il nuovo, come si chiama, il nuovo Samuel, sembrava, a un certo punto ha fatto una scivolata che per me ha preso il pallone, vabbè, ha preso pure la gamba dell'avversario, ha preso il giallo, ma un intervento che sembrava Samuel dei vecchi tempi, o palla o gamba, ma Smalling una classe infinita, e poi Tammy si alza di mezzo metro, fa uno stacco imperioso, ma avete visto le foto, le abbiamo pure messo su Roma Gelosa Mutite, uno stacco fantastico, spettacolare, è saltato più in alto di tutti, vabbè c'era poca roba lì a marcarlo, ma se sono piccoli che vuoi da me, se metti Riccardo Pereira sul suo Abraham, che vuoi da me, mettici Madison, mettici qualcun altro, non lo so, ma Abraham salta mezzo metro, uno stacco alla bomber Pruzzo, dai, veramente ieri tutti fantastici, una notte da ricordare. Pensare di Rana, io credo che andranno a vederla molti albanesi, e sapete che tra Albania e Italia c'è un connubio storico, perché noi li abbiamo accolti eccetera, insomma tutta la storia la sapete. Io credo che tutta Tirana tiferà Roma, ripeto, Tirana sarà giallorossa. Dovremmo fare, no,
compralo, compralo immediatamente, Tirana giallorossa. Perché sarà spettacolare, sarà, secondo me sarà giallorossa Tirana. Vai, vai. Michael potesse intervenire, poi però il portiere danese avrà detto: non è che mi danno la punizione a due, l'ha lasciata scorrere, ancora angolo. Eh sì, è bravo Smalling perché è andato sul secondo palo, una palla un po' troppo lunga calciata da Pellegrini, che stranamente sbaglia, perché è veramente fantastico quando è a calciare il pallino a tiro, è stato bravo a rimettere questa palla nel mezzo e di nuovo un calcio d'angolo, sappiamo che sono pericolosissimi. Ancora battuto! Decimo minuto, testa di Abraham, e la Roma in avvantaggio, su azione d'angolo, era nell'aria, sì, perché la Roma, dopo quei primi minuti di Mark Leicester, si è scatenata in avanti, e dai, è arrivato il gol. Io stavo notando, Massimo Orlando, l'atteggiamento del Leicester, che nonostante l'angolo teneva tre attaccanti fuori, e insomma, forse anche presuntuoso, l'ha punito Abraham, che all'andata si è visto poco, anzi, si è visto più in difesa che in attacco. Qua ha messo il sigillo, ecco, lui che è inglese, viene dalla Chelsea, che non ha mai segnato all'Leicester, si ha segnato forse il gol più importante. Eh sì, assolutamente, tra l'altro lo dicevamo, concedere le palle native calci d'angolo alla Roma è veramente pericoloso, perché Pellegrini ha un piede delizioso, te la può mettere veramente con i giri contati, e Abraham si è fatto trovare veramente al posto giusto, ha colpito con una violenza, non poteva farci niente Smaico, però devo dire che Leicester ha dato la sensazione di essere un po' in difficoltà sulle palle native con la Roma. Bene, 1-0 è quello che doveva succedere in questi primi 15 minuti, la Roma se lo merita, era partita davvero molto forte. Insomma, una battuta negli angoli portano alla difesa della Roma, siamo quasi al 95esimo, finale, finale a Tirana, il 25 maggio, la Roma batte il Leicester e sarà in finale, una finale europea per una squadra italiana, sarà la Roma a contendere la Conference League, tra poco sapremo con chi, ma intanto affidiamo il commento al nostro Massimo Orlando. Una volta era una consuetudine, un'abitudine, no, per le squadre italiane arrivare in finale delle competizioni europee, ma ci mancava da tanto tempo, ci arriva la Roma meritatamente nel doppio incontro con il Leicester, ha meritato. Il Leicester, onestamente Giuseppe, devo dire la verità, mi ha un po' deluso, la squadra che anche stasera veramente non ha mai calciato in porta, la Roma più squadra, più fisica e anche con più qualità ha trovato il gol e poi non ha lasciato nessun spazio ai giocatori inglesi, la Roma arriva meritatamente in finale. Qualche lacrima anche da parte di Abraham, l'uomo che ha deciso il match. Io direi, prima di andare a Roma, vediamo se Prioreschi c'è il finale della partita di Marsiglia tra Marsiglia e Feyenoord. Giacomo Prioreschi. Sì, assolutamente sì, Giuseppe. Bisantis, Marsiglia Feyenoord è finita 0-0, quindi in virtù del 3-2, esatto, in virtù del 3-2 dell'andata. Sarà Roma Feyenoord, per carità, i ricordi qui a Roma non sono bellissimi, non parliamo ovviamente di aspetti tecnici, ma ricorderete quello che fecero i tifosi delle Feyenoord del centro storico della capitale. Si andrà in un'altra capitale. Allora, devo decidere, non lo so, non lo so perché, non lo so, devo decidere se fare la radiocronaca 25 maggio, perché io le partite le vivo troppo, soprattutto quelle importanti, quelle di campionato, durante la stagione, sì, però... le finali secche le vivo in maniera particolare, non lo so, vedremo. Ma mi auguro, al di là che la faccia, non la faccia, vedremo poi. Magari apriremo un sondaggio, non lo so, vediamo. Che la faccia Francesco Lepice. Io mi auguro che la finale di Tirana la faccia Francesco Lepice.
perché io Bisantis ha fatto una radiocronaca fantastica ieri, l'ho sentita quasi tutta su YouTube, ma veramente repice, come se fosse la finale di un mondiale, di un europeo, rimarrebbe nella storia. Facciamo una petizione, Rai, fa Radio Rai, ho un contatto di Radio Rai, manderemo un'email adesso a veramente, poi ve lo faremo sapere anche voi, fate fare la radiocronaca di Roma Feyenoord a Francesco Repice. Lo dico contro i miei interessi, perché non mi sentirà nessuno se la fa Repice, ma veramente fatela fare al Repice, veramente fatela fare al Repice, perché come diceva qualcuno, rimangherà nella storia. Poi come diceva qualcuno, rimangherà nella storia. Guardate, l'immagine più bella, oltre alla curva sud imbandierata, tutto quanto, lo stadio pieno che sventolava le bandiere, anche tante in curva nord, in tutto lo stadio devo dire, ma l'immagine più bella è... Metti la fanfara. L'immagine più bella è Tammy Abraham che in mezzo al campo dopo la partita si mette a piangere e prega con le mani al cielo e prega inginocchiato. L'immagine più bella. E poi a fischio finale, quando Mourinho è visibilmente commosso, c'è un'altra immagine ancora bella, è Ranieri che proprio contro Mourinho si è giocato uno scudetto, vinto dall'Inter, purtroppo meritavamo noi per la rincorsa che abbiamo fatto, lo sai benissimo. E Ranieri che viene applaudito dai tifosi del Chelsea, del Leicester e dai tifosi della Roma, tutto lo stadio per Ranieri, è lui che si commuove. E ieri, guardate, non lo so, se non sono morto ieri non muoio più, non lo so io. Ieri emozioni su emozioni, ma questo sport ti regala queste emozioni, il calcio, perché non so se il basket può regalare queste emozioni, ormai il basket è diventato tutto, cioè è stato sempre in realtà uno sport che io, a parte che non ho mai capito veramente, ma solo il calcio ti può dare queste emozioni forti e una cosa fantastica, una cosa meravigliosa, veramente. Io oggi non so che dire, io che devo dire della partita? Io dovrei fare un commento tecnico oggi della partita. Ma ha vinto la Roma, ma siamo in finale a Tirana. Ma che mi devo mettere a commentare poi la partita? Conta il risultato, contano i titoli. Io mi auguro che la Juventus finirà la stagione con zero titoli, così Mourinho potrà dire ci sono squadre che in questa stagione come la Lazio che ha fatto zero titoli, come la Juventus che ha fatto zero titoli. Ecco, vai Giuseppe, vai. Yeah.
tanto più di 5.000 persone in coda virtuale per prendere il biglietto per Tirana tra gli abbonati, oltre 5.000, non basta Tirana, non basta lo stadio di Tirana, ce ne vogliono 40 di stadi di Tirana per contenere tutti i tifosi della Roma, ce ne vogliono 40, i posti sono 21.000, mamma mia, non ci arrivo fino al 25, non ci arrivo, mamma mia, guardate, Mourinho può cancellare l'onta più brutta che ha fatto quel, mamma mia, nel 2013, il 26 maggio, la può cancellare, perché io mi auguro di stare qui il 26 maggio con le stesse canzoni, con la canzone nuova per festeggiare la... Vabbè, ci siamo capiti? Mamma mia, pensavo di andare... Va bene. Mamma mia. Ragazzi, è così oggi. 11:05, chiudiamo. Troverete podcast tutto quanto sui nostri canali YouTube, Spotify, Twitch. Todos. Mettiamo la canzone che ha portato bene, perché Tammy, io ci ho creduto dal primo giorno in questo giocatore che ha superato Volk, Batistuta, ha superato Montella, ha raggiunto Montella nei gol delle coppe europee. Io, insomma, sentiamoci questa canzone e chiudiamo. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domenica. No, quando è lunedì, per la radiocronaca di Fiorentina Roma. Prendiamoci un attimo di calma. Rilassiamoci. Condividete tutti questo podcast. E siamo in finale. Dili din dili don. Siamo in finale. Ehi! Forza Roma. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un abbraccio a tutti. Forza Roma, andiamo a Tirana tutti quanti, quelli che ci possono andare, quelli che non ci possono andare ascoltino noi. Non ti fermi più, il bomber sei soltanto tu.